Leggiamo insieme nel Vangelo di Luca al capitolo 5 dal versetto 12, che dice: mentre Gesù si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra, il quale, veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò, dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Ed egli stese la mano e lo toccò, dicendo: lo voglio, si purificato. In quell'istante la lebbra sparì da lui. Come rivolgersi a Gesù? Questo è determinante per realizzare la sua opera, per sperimentare il suo intervento nella nostra vita. Giacomo, l'apostolo, nello scrivere l'epistola, mette in evidenza al riguardo un particolare molto importante: voi non ricevete perché non chiedete, domandate e domandate male. È importante chiedere, ma è altrettanto importante chiedere a Dio nel giusto modo, o se vogliamo rivolgersi a Lui nel giusto modo, con la giusta attitudine. I versetti che abbiamo letto insieme ci presentano Gesù. Egli si trovava in una di quelle città. Era lì in quel luogo dove c'era un lebbroso che necessitava dell'intervento di Gesù. C'era un uomo lebbroso, necessitava di Gesù e Gesù c'era. Fratelli, sorelle, Gesù è sempre presente dove c'è una necessità, è sempre presente dove c'è una persona che necessita del suo intervento, della sua opera. Se questa mattina tu hai bisogno dell'opera di Gesù nella tua vita, sappi una cosa: Gesù c'è, è presente. Ma non soltanto, vediamo ancora che Gesù raggiunse quell'uomo, arrivò lì dove c'era quell'uomo, dove c'era quella persona. In altre parole potremmo dire: Gesù si rese disponibile, non solo è presente ma è disponibile, era lì a portata di mano. Quell'uomo poteva usufruire della presenza di Gesù, poteva sperimentare l'opera di Gesù, perché Gesù c'era ed era disponibile. Gesù non soltanto c'è, è anche disponibile, gloria a Dio, pronto a operare. E nel vedere come quest'uomo realizzò l'opera di Gesù nella sua vita, secondo la sua necessità, per quest'uomo si parlava di lebbra, si trattava di lebbra, per te si può trattare di qualcos'altro, ma Gesù comunque opera al di là del bisogno, della necessità che ci possa essere. Dicevo, nel considerare questo, possiamo vedere dal nostro testo come questo lebbroso si rivolse a Gesù, come si accostò a Gesù, come si relazionò con Gesù. Perché è importante questo? Perché quest'uomo realizzò l'opera potente di Gesù perché si accostò a Lui nel giusto modo. E noi che necessitiamo dell'opera di Cristo Gesù, chi per un motivo, chi per un altro, è necessario che ci accostiamo a Lui nel giusto modo. Come? Innanzitutto, accostarsi al Signore nel giusto modo significa farlo per quello che siamo. Non dobbiamo essere diversi, non dobbiamo migliorarci per poi andare a Gesù. Molti pensano che per essere accolti da Gesù o per sperimentare l'opera potente del Signore nella loro vita devono essere migliori. Vai a Gesù per quello che sei, sarà Lui a migliorare la tua vita. Non devi essere migliore, devi andare e puoi andare per quello che sei. Anche perché, fratelli, sorelle, se noi andassimo al Signore basandoci sulla nostra giustizia, non arriveremo mai ad essere giusti, graditi per quello che siamo. Dio ci accoglie non per quello che noi siamo, ma per quello che Lui è, l'Iddio misericordioso, e ci fa grazia in Cristo Gesù, il suo figliuolo. Vai per quello che sei, vai così come sei. Non devi migliorare la tua vita,
vai al Signore, la migliorerà, la cambierà Lui. Infatti si parla di un uomo lebbroso. Notate quello che dice il versetto 12, un uomo tutto coperto di lebbra. Tutto coperto di lebbra. Quest'uomo, tutto coperto di lebbra, andò a Gesù per quello che era. Lebbroso. Era impuro. Secondo la legge non poteva andare a Gesù, non poteva essere toccato da Gesù, non poteva stare insieme agli altri, non poteva chiedere quello che invece chiese a Cristo Gesù il Signore. Ma quest'uomo andò ugualmente a Gesù, andò per quello che era, era indegno, ma nonostante questo andò. Sapete, questo passo non colpisce tanto per il fatto che quest'uomo indegno andò a Gesù, ma colpisce per il fatto che quest'uomo indegno venne accolto da Gesù. Vai a Gesù per quello che sei, vai anche se come quest'uomo sei lebbroso, vale a dire impuro, indegno, incapace, inadatto, vai con la tua necessità, vai con la tua sofferenza, vai per quello che sei ed Egli ti accoglierà per quello che sei. Quando noi andiamo a Gesù per quello che siamo, ce ne ritorniamo sempre diversi da quello che eravamo quando siamo andati a Lui. Andiamo per quello che siamo, ce ne torniamo diversamente da quelli che eravamo, perché l'opera di Gesù produce sempre degli effetti nella nostra vita. Era lebbroso e dice il nostro testo, era tutto lebbroso. Luca, quando parla di malattie, di miracoli di Gesù inerenti il corpo, è sempre preciso. Era medico e quindi mette in evidenza anche quello che era l'aspetto medico del tempo, se vogliamo, ma comunque l'aspetto medico. E Luca evidenzia questo particolare, era tutto lebbroso, completamente coperto di lebbra. È importante questo particolare. Come a dire, non c'era in lui una parte non lebbrosa e quindi non c'era una sola parte che meritasse l'intervento di Gesù. Fratelli, sorelle, che cosa possiamo offrire a Gesù? Che cosa gli possiamo dare? C'è una parte di noi, della nostra vita, che gli possa essere gradita per quello che noi siamo? No, era tutto lebbroso. Poi dice il testo, era tutto coperto di lebbra, coperto, quindi evidente, si vedeva, si riconosceva. Siccome quest'uomo era tutto coperto di lebbra e non c'era una parte del suo corpo che non fosse coperto dalla lebbra, tutti potevano vedere in quale condizione versava. Lebbroso, indegno, impuro, tutto, non c'era una parte sana, coperto, evidente, si vedeva quello che era il suo problema, si vedeva quella che era la sua situazione. Tu puoi andare a Gesù anche se sei lebbroso, indegno, tu puoi andare a Gesù anche se non c'è una parte di te sana, degna, tu puoi andare a Gesù anche se gli altri vedono che sei indegno, insufficiente, inadatto, vai a Gesù per quello che sei. Non soltanto quest'uomo andò a Gesù per quello che era, lebbroso, tutto coperto di lebbra, ma dice il testo, si rivolse direttamente a Gesù. Egli andò a Gesù, il quale, veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra. Notate, vedendo Gesù si gettò con la faccia a terra. La prima cosa che fece quando vide Gesù fu quella di gettarsi con la faccia a terra per poi invocare la sua guarigione, il suo intervento. Vedere Gesù. Dice, ma io non lo vedo. No, Gesù si vede con gli occhi della fede, lo devi vedere col cuore. Gesù è qui questa mattina, lo puoi vedere.
puoi vedere per quello che egli è, spirito, puoi vedere la sua opera, puoi vedere il suo intervento, puoi vedere i benefici gloriosi, meravigliosi dell'opera di Cristo Gesù, il Signore. Quando, fratelli e sorelle, noi siamo fuori e soffia il vento, lo possiamo vedere il vento? No, ma quando il vento soffia ne vediamo gli effetti. Così è di Gesù. Tu puoi vedere gli effetti straordinari, gloriosi, meravigliosi, e con gli occhi della fede, o se vogliamo essere prettamente biblici, con gli occhi del tuo cuore, tu puoi vedere Cristo Gesù, il Signore. Infatti, sapete, la prima cosa che fa il Signore quando noi ci accostiamo a Lui, quando noi leggiamo la Sua parola e la Sua parola comincia ad operare, ad agire nella nostra vita, dice l'Apostolo Paolo, illumina gli occhi del nostro cuore. Dici, ma perché gli occhi, il cuore agli occhi? Certo che il cuore agli occhi, che sono diversi da questi. Gli occhi del cuore ci fanno vedere le cose spirituali, ma siccome noi eravamo ciechi spiritualmente, non potevamo vedere il Signore, non potevamo vedere la sua opera, non potevamo vedere le sue meraviglie, egli ha illuminato gli occhi del nostro cuore e ora possiamo dire come quell'uomo, una cosa so, ero cieco e ora ci vedo. Vediamo il Signore, lo vediamo all'opera, lo vediamo per noi, lo vediamo che si prende cura di noi, lo vediamo che fa meraviglie. Vedi il Signore? Apri il tuo cuore ed egli illuminerà gli occhi del tuo cuore, tu lo potrai vedere all'opera, lo potrai vedere in tuo favore, lo potrai vedere fare meraviglie per te. Egli si rivolse al Signore, non ai discepoli, non a un uomo, non ai capi religiosi, non a chissà chi, si rivolse direttamente, personalmente e soltanto a Gesù. Vuoi vedere l'opera di Dio? Rivolgiti a Gesù, non a un altro, soltanto, direttamente, personalmente e sempre a Lui. E si rivolse con fede, vide Gesù con fede. Sapete, per noi può sembrare che quell'uomo rispetto a noi fosse avvantaggiato, dice, beh, ma lui vedeva Gesù. Attenzione, lui stava vedendo un israelita, lui stava vedendo un uomo, lui stava vedendo una persona, ma con gli occhi della fede in quella persona vide il Figlio di Dio. Non è che quell'uomo lebbroso avesse qualche vantaggio rispetto a noi, qualche cosa in più, perché lui vedeva soltanto una persona. Vedere in quella persona il Figlio di Dio fu possibile per fede. Per fede tu puoi vedere Gesù. Non serve vedere qualcuno da un punto di vista fisico, tu per fede puoi vedere il Figlio di Dio. E una volta visto Gesù, egli cosa fa? Si getta con la faccia a terra. La giusta attitudine è andare a Gesù, andare a Lui con umiltà. L'umiltà. Non parla dei suoi pregi, dei suoi successi, delle sue capacità, dei suoi meriti, della sua giustizia. Quanti si presentano a Dio? Io sono, io faccio, io dico, io non sono mica come gli altri, io sono migliore degli altri. Fratelli, sorelle, la Bibbia dice che la nostra giustizia davanti a Dio è e resta come un panno sporco. Dobbiamo andare con umiltà. L'umiltà ci porta a riconoscere Dio per quello che è e noi per quello che siamo. I due aspetti, Dio per quello che è, il santo, il giusto, il misericordioso, il glorioso, il perfetto, l'unico, sovrano. Noi per quello che siamo, indegni, insufficienti. L'umiltà, si gettò con la faccia a terra, ma poi fece qualcos'altro. Questo gettarsi con la faccia a terra ci parla di umiliazione, di umiltà, di adorazione, di lode, di fiducia. Ma poi pregò, la richiesta. Fece una richiesta, lo pregò dicendo. Lo aveva adorato, lo aveva riconosciuto Gesù. Si era umiliato, si era prostrato, si era gettato con la faccia a terra. Notate il verbo, il termine, si gettò.
Possiamo anche parafrasare si tuffò con la faccia a terra. Vi ricordate un altro uomo che secoli prima si era tuffato nel Giordano per 7 volte, secondo la parola del profeta, e uscì dopo essersi gettato la 7ª volta nel Giordano guarito? Naaman, il Siro, si gettò. In realtà non c'è tanta differenza tra questo lebbroso e Naaman. Per fede si sono gettati, secondo la parola. Quest'uomo lebbroso si gettò con la faccia a terra davanti a Gesù. Naaman, secondo la parola del profeta, si gettò 7 volte nel Giordano. Ma ciò che accomuna queste due persone non è che erano affette dalla stessa malattia, ma che per fede agirono secondo la parola di Dio. Gettati con la faccia a terra davanti al Signore. E dici, ma lo devo fare adesso qui? No, 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 no. La Bibbia dice di stracciarci il cuore, non le vesti. Non ci deve essere un atto esteriore, ci deve essere un atto del cuore, dell'anima. Lo pregò. Prega Gesù, prega. Come rivolgersi al Signore per quello che siamo, direttamente a Gesù, e infine con fede. Con fede. La richiesta della fede. Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Una richiesta telegrafica, precisa, diretta, senza orpelli e senza fronzoli, diretta a Gesù. Signore, se vuoi, puoi. Cosa doveva dire di più? Fratelli, questa è una preghiera completa, perfetta, precisa, gradita a Dio. Signore, so chi sei. Mi sottometto a te, ti riconosco. Non dice Gesù, non dice Rabbuni, dice Signore, sovrano, tu che sei il Signore dei Signori, tu che sei il Re dei Re, non mi sto presentando a un uomo, mi sto presentando a Dio. Fratelli, noi siamo davanti a Dio, lo realizziamo questa mattina. Tu in questo momento sei davanti a Dio, la tua richiesta è presentata a colui che ha creato, giusto per dire qualcosina che ha fatto, perché non so cosa possiamo dire al riguardo, giusto qualcosa per dire che cosa ha fatto, ha creato Dio il cielo e la terra, e che cosa può fare per te. Dio ha creato l'universo e tutto sussiste per Lui, per la sua opera. È glorioso, è santo, lo realizzi quanto è grande Dio. Vai a Lui. C'è una frase d'effetto molto bella, la dico, non è mia ovviamente. Non dire a Dio quanto è grande il tuo problema, ma di al tuo problema quanto è grande il tuo Dio. Fratelli, sorelle, se noi diciamo a Dio quanto è grande il nostro problema, non realizzeremo nulla. Anche perché se tu dici a Dio quanto è grande il tuo problema, sappi che non lo scoraggi, non si perde d'animo. Non è che dice mi stai presentando qualcosa di difficile. Dice che cos'è? Quando noi a volte presentiamo i nostri problemi quasi piagnucolando, quasi per impietosire Dio, Signore stavolta la situazione è difficile, ma c'è forse qualcosa di troppo difficile per l'Eterno? C'è qualcosa di troppo difficile? Notate, Dio disse ad Abramo questa frase, ed è importante il particolare, di troppo difficile. Non usa neanche l'espressione di impossibile. Come a dire, ma che stai dicendo, Abramo? Io ho detto sia la luce, e la luce fu. Io ho creato ogni cosa con la mia parola e non posso intervenire. Che cos'è la tua lebbra? Che cos'è il tuo problema? Signore, che bello. Poi, bellissima,
Se vuoi, non se puoi, se vuoi, se vuoi, se è nella tua volontà. Signore, sembra dirci questo lebbroso: io ti ho visto, io ti ho conosciuto, io ti ho incontrato, io ti ho adorato. Adesso la lebbra non mi interessa più, quello che mi interessa è che ti ho conosciuto, che sono davanti a te. Se vuoi, se poi non vuoi, poteva dire in maniera ante litteram questo lebbroso: la tua grazia mi basterà. Se vuoi, se tu vuoi, se non vuoi, è lo stesso, è lo stesso. Non so voi che concetto avete dall'espressione dell'apostolo Paolo quando disse: ho pregato il Signore 3 volte ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta. Ma io ci vedo un uomo sereno, tranquillo, non indispettito, non deluso, non amareggiato. Come dire, la sua grazia mi basta. Ho una grande sofferenza, sto male, sono penalizzato dal vivere la mia vita, dal vivere la mia vita cristiana perché ho dei problemi di salute, dal servire Dio. Questo è, lo faceva soffrire, perché l'apostolo Paolo era con quella malattia un po' come un leone in gabbia, non poteva raggiungere l'estremità della terra. E vi ricordate, l'apostolo, non lo sappiamo, aveva un grande desiderio: raggiungere 2 località in particolare, Roma e la Spagna. Roma l'ha raggiunto, la Spagna non lo so se l'ha raggiunta, chissà, forse voleva arrivare fino in Spagna, e quindi lo ha scritto in una sua epistola: chissà, cioè, con questa malattia non posso arrivare in Spagna. E chissà, poi avrà pregato: Signore, raggiungi gli spagnoli, salvali. E oggi c'è una bella opera anche in Spagna. Questo lo faceva soffrire, non poter arrivare. Fratello, sorella, quando hai dei problemi di salute, familiari, perché ti pesano? Vabbè, perché mi pesano? Perché soffro, va bene. È perché non posso vivere tranquillamente la mia vita, va bene. Perché non posso aiutare la mia famiglia, motivi validi. Fratelli, ma il motivo principe dovrebbe essere perché non posso onorare e servire il Signore come Lui merita. Perché se tu vuoi onorare e servire il Signore come Lui merita, allora Egli interverrà per il tuo bene. Perché è vero che Paolo non ha raggiunto la Spagna, ma vi ricordo che oggi, a distanza di 2000 anni, in tutta la Spagna si legge gli scritti dell'apostolo Paolo. Non l'ha raggiunta la Spagna? L'ha raggiunta con buona parte del Nuovo Testamento che lui ha scritto. E pensate oggi quante persone, parlo della Spagna ma potrei parlare dell'Italia, di ogni nazione, quante persone in Spagna in questi 2000 anni hanno dato il cuore a Gesù perché hanno letto le epistole dell'apostolo Paolo. Sono state raggiunte e ora si sono unite all'apostolo Paolo. Fratelli, sorelle, Dio poi ci darà modo di servirla. È vero, fisicamente forse non ci è arrivato, ma spiritualmente sì, perché il suo desiderio era quello. Lui non voleva andare in Spagna perché, cioè, cosa c'è da andare a vedere in Spagna? Quelle isole lì, belle. Lui non gli interessava andare nelle isole belle della Spagna. Non gli interessava andare a fare il turista in Spagna, alla Costa del Sol. A lui gli interessava raggiungere i perduti. Ma lui era l'apostolo Paolo, lui era un servo di Dio, lui era un credente. Il desiderio del credente è questo. Ho detto a mia moglie che al mio funerale ho piacere che si dica una cosa che corrisponde alla verità: il fratello Paolo è andato da Gesù, quel Gesù che lui ha conosciuto, amato e si è impegnato a predicare per tutta la sua vita. Da Gesù, colui che amiamo, colui che conosciamo, colui che vogliamo annunciare. Se vuoi, tu puoi purificarmi. Un'altra versione dice: tu puoi mondarmi. Che non è tu puoi guarirmi. Avete notato, fratelli, è precisa la parola. È stato preciso quest'uomo. Non ha detto tu puoi guarirmi,
tu puoi purificarmi, che è qualcosa di più, qualcosa di più. A quell'uomo interessava, prima ancora della guarigione del corpo, la purificazione dell'anima. Tu puoi purificarmi. Si accostò a Gesù nel giusto modo, per quello che era, a Gesù con fede. Risposta, notate, richiesta telegrafica, risposta immediata e telegrafica. Ci sono alcuni che pensano che debbano fare delle lunghe preghiere e poi magari si perdono. Fratelli, poche le richieste, il Signore sa. Notate, Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Egli stese la mano, lo toccò, dicendo, lo voglio, sii purificato. E in quell'istante la lebbra sparì da lui. Questo è quello che fa Gesù per tutti coloro che si accostano a lui nel giusto modo. Vogliamo alzarci in piedi.